La CAIT, o meglio l'Azienda Cooperativa Agricola Industriale del Capo di Leuca, per decenni ha rappresentato il polo economico e manifatturiero di Tricase e del circondario. Venne istituita dall'onorevole Alfredo Codacci Pisanelli nel 1902, allo scopo di organizzare le fasi della trasformazione del tabacco, dall'approvvigionamento alla sua preparazione in sigarette. Ancora oggi spiccano i due grandi capannoni che costituivano gli ambienti di lavoro e di socializzazione dei lavoratori. In alcune sale si conservano le strumentazioni e i macchinari dell'epoca, utilizzati dagli operai nelle fasi di movimentazione e trasformazione del prodotto. La CAIT svolse una funzione importante per l'incremento finanziario dell'economia agricola, in particolar modo per le famiglie dei contadini di Tricase e dei comuni del Capo di Leuca. Il complesso è un monumento rappresentativo dell'archeologia industriale salentina, in particolar modo dell'intero Sud Salento. Il bene è stato acquistato dal comune di Tricase nel 2002 con l'intento di avviare attività culturali legate alla valorizzazione e promozione del territorio e della sua storia.